Salve a tutti carissimi, volevo fare solo un video molto veloce per salutarvi tutti. Oggi domenica volevo farmi una fumatina un po' più ricca e allora ho acceso un sigaro che molti avevano recensito bene, lo Stortignacolo Aureo della Tornabuoni, compagnia Toscana Sigari, scatola da 4 sigari. In taglio aureo, per l'appunto. Dunque, se non ricordo male, fascia esterna in Kentucky della Valtiberina, ripieno di Kentucky Beneventano e Kentucky della Valtiberina. Ora, che vi devo dire? Sarò stato sfigato io, e anzi, ve lo chiedo a voi perché sinceramente il sigaro che avevo letto nelle descrizioni non corrisponde a quello che sto fumando. Soprattutto all'inizio c'era una nota acida di base che mi ha sinceramente un po' infastidito. Arrivato alla pancia è migliorato. A parte l'acido, i sapori sono un po' di sapori erbacei, diciamo sapori erbacei, un po' di paglia, fieno, ci ho sentito, note amarognole di cuoio, quella. Tra l'altro mi si sta spegnendo, mi si è spento, ha avuto bisogno di correzioni, quella, ripeto, ragazzi, sarò stato sfigato io. Poi forse adesso mi sono fatto molto la bocca di sigari della Mosi, sto andando di tradizionale, che ho adottato come mio sigaro quotidiano perché mi piace molto. Poi altri, insomma, per stare un po' senza pensieri, classico ammezzato, buttero. Del tradizionale non ho parlato, sicuramente parleremo del classico ammezzato e del buttero, e poi qualche giorno fa in tabaccheria ho trovato questa. Oggi ho visto tra l'altro che è uscita la recensione di Soul Sound Pipe, intanto potreste andare a vedere la sua di recensione, non lo so, forse ne parlerò la prossima settimana, vediamo. E che dire, però ragazzi, veramente deluso, delusissimo. Ma questo è il fumo lento. Può andare bene una volta con una scatola, può andare benissimo con un'altra scatola e malissimo invece un'altra. E comunque, questa scatola mi ha fatto pensare alla classica lamentela del fumo lentista di provincia, tra virgolette, che non capisce le politiche distributive. Proprio ieri uno di voi mi ha scritto: ma il tradizionale dalle mie parti non lo trovo. Tenete conto che io abito non sulla Luna, in una cittadina da 60.000 abitanti, e però da me il maturo non si trova, lo posso trovare solo a Roma. Il tradizionale si vende, però appena arriva va a ruba, cioè sparisce nel giro di pochi giorni. Infatti tu, la scena classica è che entri nelle tabaccherie e trovi il porta pacchetti in cartone del tradizionale vuoto, e poi parlando con i tabaccai, scambiando, oh, folata di vento, scambiando due parole con i tabaccai, loro, cioè uno in particolare mi si è lamentato e hanno un canale tutto loro. Insomma, gli arrivano lentamente gli ordini. Però poi tutti gli ammezzati, gli aromatizzati, di cui fumo solo il giallo soave sostanzialmente io della Mosi, quelli si trovano a palate. Che vi devo dire? E poi questa che era una, ho letto su internet, edizione limitata di 3.000 scatole,
però la vai a trovare, cioè la puoi trovare. Io non capisco queste politiche distributive veramente, però voi. Vabbè, comunque, niente di che, volevo farvi solo un saluto, augurarvi buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao!